Marcone, non ti vedo, ma sei perso in mezzo alla gente? Sono qui in mezzo alla gente. Eccoti, ti ho trovato. Eccomi qua. Perso in Piazza del Duomo. Questa bellissima mostra fotografica di Lorenzo Gori, fotografo pistoiese, ha fatto questa mostra per far risaltare le differenze che ci sono state nel Pistoia Blues tra anni fa e ora. Devo dire, una mostra veramente bella. Gran belle foto di Gap Lorenzo. Perfetto, allora poi dovremo parlare di fotografie, poi prima di lasciarci dovremo parlare ancora di questo mercatino, per ora dai, parliamo di musica e basta, ieri sera. Allora, ieri sera The Lumineers e Johnny Lang, e devo dire il primo errore che ho visto da parte degli organizzatori, perché in effetti questi due concerti, uno in Piazza del Duomo e uno al Teatro Bolognini, sono stati fatti in contemporanea. Che mi sono chiesto perché, visto che in Piazza del Duomo c'è un artista solo, potevano perlomeno, almeno fare prima uno e poi l'altro, o tutte e due in Piazza del Duomo, se no perlomeno prima The Lumineers in Piazza del Duomo e dopo Johnny Lang al Bolognini, perché ho dovuto correre un po' di qua e un po' di là e un po' di qua e un po' di là per vederli tutte e due. Allora vediamo Johnny Lang, bravissimo. Per me un piccolo difetto, che lui è di quelli che maltratta troppo le chitarre, l'ha tormentata tutta la sera quella chitarra lì, il buon vecchio Johnny. Però veramente il Teatro Bolognini pieno così, tutti presi bene, un po' caldo dentro perché... Com'era pieno Bolognini, scusa? Pieno così era ieri sera Bolognini. E un po' caldo dentro, sì, poi questa cosa non si può fumare, sicché erano tutti nervosi. Però presi bene da questa bella musica, da questo bel rock potente, sicché è stata una bellissima sensazione. Nel frattempo sono andato di là, da Lumineers, che non conoscevo, ho scoperto una cosa incredibile. I Lumineers hanno un pubblico giovanissimo che li seguono appassionatamente, sanno tutte le canzoni in memoria, canzoni che io ignoravo totalmente. Invece proprio questi giovani ragazzi di Pistoia e provincia, stranieri che sono accorsi a vederli, si sono dimostrati veramente preparati. Cantavano tutti in coro con questo cantante, che hanno fatto un folk blu esato, popolare, molto bello, molto ondeggiante anche loro. Quest'anno sono stati gli artisti molto che facevano più che saltare e strapparsi i capelli. Hanno fatto molte ondeggiature, però bello, come ho detto Johnny Lang, strapazzatore di chitarre, tutto a posto. È finito un po' presto perché a mezzanotte ero già a casa, cosa abbastanza inconsueta. Tra l'altro prima parlavo con un mio amico che mi diceva ora sono i giorni del blues, la mattina, e gli ho detto no, guarda, la mattina perfetti, 7 sveglia, perché alla mezzanotte tutte le sere ci hanno mandato tutti a letto. A differenza dell'altra sera si faceva anche le 3, le 4 a giro per le strade e tutto. Quest'anno è stata improntata, un blues improntato sul benessere corporale e su veramente la rettitudine. Tra l'altro ho notato un grosso dispiegamento di cani antidroga che quest'anno non sono servito assolutamente a niente, perché il popolo del blues è cambiato un po' per gli anni, un po' perché chi c'era ora non c'è più, un po' perché le nuove leve sono accorse a vedere questi nuovi artisti, che bello, mi è piaciuto, devo dire mi è piaciuto. Senti, c'è questa polemica delle bancarelle che però sta montando, anzi si è sgonfiata, perché sono andate via del tutto. Ci credo, la polemica delle bancarelle ci credo, cioè c'è tanta gente che in questa settimana del blues, non solo venditori di bancarelle, ma anche semplici ragazzi di Pistoia, che si faceva il catino di sangria e lo vendeva, chi faceva l'aperitivi, chi vendeva panini alla porchetta, chi vendeva l'uva sode, chi vendeva anche, in alcuni anni si è vista anche qualche piccola ferramenta improvvisata, chiaramente, e quelli che sono potuti venire a Pistoia hanno alloggiato negli alberghi, nei bed and breakfast e se no con i camper. E come ho detto, è un festival che sta cambiando. A questo proposito io ora avrei avuto un'idea geniale, perché secondo me oggi, nel 2014, c'è il problema di questo Pistoia Blues, che non è più Pistoia Blues. Allora io 3 o 4 giorni che mi sono chiesto,
un festival bello così, a Pistoia, appassionante, con artisti che vanno dai Negro Amaro fino a Johnny Lang, fino a tutto quello che si può vedere, perché poi addirittura stasera ci sarà Susan Vega e Jonas Police. E bello, bello, perché mi sono andato a vedere due video su YouTube, c'è questo, aspetta, ve lo leggo per bene, che si chiama John As Polisman, veramente una bella topona, l'ho vista nel video, con uno stile incredibile, erotico, sexy, che suonerà, aprirà a Susan Vega. Allora io, ritornando al Pistoia Blues, io capisco che c'è un problema, perché un marchio che esiste da 35 anni, un nome che esiste da 35 anni, non è impossibile cambiarlo, perché Arezzo Wave ora si chiama Italia Wave, che loro hanno cambiato il marchio e ciao. Però io avevo avuto un'idea folgorante, gli organizzatori mi devono stare a sentire. Noi bisogna chiamarlo Pistoia Bus. Capito? E il marchio rimane uguale, si toglie solo la L, e sicché questa idea del bus, il bus dove ci salgono sopra tanti gruppi diversi, tante persone diverse, di diverse caratteristiche, eccetera, sociale. Che secondo me è un'idea ottima e la consiglio agli organizzatori, il prossimo anno Pistoia Bus. Lo facciamo a due piani, al secondo piano ci metteremo le bancarelle. Al secondo piano le bancarelle, sarebbe una cosa ottima e riporterebbe un po' di buon umore anche fra tutti questi ragazzi che hanno bisogno, tra l'altro, di questa settimana o 10 giorni di lavoro, perché non sono poi molte le occasioni dove fare mercatino e dove poter vendere soprattutto i prodotti artigianali che fanno. Ci sono dei ragazzi che conosco personalmente che sono andati in Spagna a imparare a lavorare il cuoio, per lavorare, per fare borsellini, cinture e tutto, sono tornati apposta in Italia per fare il Festival Blues per primo, poi faranno il Porretta Soul Festival e altri festival che ci sono in zona, però contavano molto su questi 10 giorni di lavoro che sono andati praticamente in fumo, anzi in fumo no, perché non ce n'era, come hanno potuto appurare le forze dell'ordine, che sono andati in niente, hanno perfettamente ragione a essere arrabbiati. Sorry a tutti, qui Marco Ann, vi saluto. Ciao. Bene, ciao, ci sentiamo domani per la musica in Piazza del Duomo. Lorenzo, ciao Marco. Gori.